Questa candidatura e questa possibile presidenza alla regione la porterà davanti a delle emergenze che la Sicilia ha. Quali sono quelle che considera più importanti e come le vuole affrontare? Io credo che le emergenze siano diventate permanenti in Sicilia. Penso all'emergenza lavoro, penso all'emergenza ambientale, penso all'emergenza legalità e quindi abbiamo il dovere di affrontare assieme temi che sono vasti e articolati, per i quali non basta l'impegno del governo regionale, ma occorre aprire un discorso, un filo diretto con Roma e con Bruxelles. Abbiamo bisogno di riprogrammare i fondi strutturali che non sono stati spesi o che abbiamo speso ma che abbiamo speso male, e tutto questo impone una rete di collaborazioni alla quale il Presidente della Regione deve dare vigore e deve dare impulso. Io sono convinto che noi potremo cambiare pagina con tanta buona volontà, senza alimentare illusioni. Ci vorranno anni di duro lavoro, ecco, ma la gente si deve convincere che questa non è una terra destinata a non avere futuro, è una terra nella quale gli errori del passato possono consentire a tutta la classe dirigente di recuperare e di correggere la rotta. E le imprese? Cosa diciamo alle imprese? Alle imprese dobbiamo dire che alcuni problemi si possono risolvere a Palermo, altri si debbono risolvere a Roma, a cominciare dal cuneo fiscale. Se cioè il costo del lavoro per le imprese è sempre più alto e il salario per i lavoratori è sempre più basso, noi non riusciremo a creare sviluppo e a creare occupazione. Quindi dobbiamo ridurre la pressione fiscale e al tempo stesso tagliare la spesa pubblica, a cominciare dalle sacche dei privilegi, a cominciare dagli sprechi. Io sono convinto che i siciliani siano disposti a fare sacrifici, a patto che i primi a dare l'esempio siano i siciliani che governano, i siciliani della classe politica e dirigente. Ecco, se ci convinciamo di questa esigenza, di questa necessità, che diventa anche un dovere morale, i cittadini siciliani faranno la loro parte di cittadini. È un mestiere difficile fare il cittadino, ma se l'esempio dall'alto è quello giusto, io credo che la emulazione sarà un fatto quasi naturale. Insomma, creiamo ottimismo, spieghiamo che non ci sono ricette magiche, ma con ottimismo, con legalità, con trasparenza, con efficienza e con solidarietà, e anche con la grazia di Dio che non deve mai mancare, noi questa sfida la possiamo vincere. Tagli alle spese? Abbiamo detto, dobbiamo eliminare le sacche di privilegio, le aree cosiddette grigie. La riduzione dei parlamentari è già un primo passo avanti, anche se il Parlamento non ha ancora completato la procedura, l'iter procedurale. Ridurre alcuni emolumenti che possono sembrare anche marginali, evitiamo le auto blu, tagliamo le consulenze, le società strumentali che producono soltanto debiti, razionalizziamo il personale dipendente, valorizziamo i talenti e le risorse umane interne, alieniamo alcuni beni di proprietà della regione che sono diventati ormai improduttivi. Io sono convinto che alcune cose concrete possiamo davvero farle. Il Presidente però non deve essere ricattabile, perché se diventa ostaggio di questo o di quel partito, di questo o di quell'altro gruppo di interesse, non potrà più muoversi e affonderà nel pantano. Grazie a Dio, credo di non appartenere a questa categoria. L'ultima domanda, Presidente. TAV sì, ponte sì, no, forse? Guardi, io sono convinto che il ponte sullo Stretto sia un'opera importante, ma non la più importante in questo momento. Abbiamo altri temi da affrontare. Se il ponte potrà essere fatto senza denaro pubblico, beh, allora abbiamo tutto il dovere di accelerarlo, perché consente di consegnare la Sicilia alla rete transeuropea. Se invece dovesse attingersi, ma non mi pare che sia così nei progetti, al denaro pubblico, e allora noi possiamo benissimo rimandare, perché in questo momento non diventa un tema prioritario.